Non si candiderà alle amministrative del 5 giugno. Il sindaco di Vibonati, Massimo Marcheggiani, ha sciolto le riserve dichiarando che il suo nome non sarà presente in alcuna delle liste che verranno presentate entro la giornata di sabato, ma che sosterrà la lista di Manuel Borrelli. Da chiarire quale sarà il candidato a consigliere della lista Borrelli a cui andrà l'appoggio di Marcheggiani. Di certo è che esce chiaramente smembrata la maggioranza attuale dalla corsa per le elezioni, non avendo trovato nel possibile candidato Gianvito Padula il consenso necessario e non avendo gradito neppure un eventuale avvicinamento all'ex Borrelli. L'assessore del Comune, Biagio Midaia, fino ad ora sempre vicino al primo cittadino, ne prende le distanze in una nota stampa. Marcheggiani ha avuto l'imperizia di trascinare nel baratro l'intero gruppo di maggioranza, scrive. È lui l'unico vero responsabile di questo disastro politico. Si è rivelato improvvisamente stimatore di Borrelli, nonché principale artefice della sua lista. Lo stesso Borrelli che fino a qualche giorno fa aveva aspramente criticato il suo operato minando ripetutamente la tenuta del nostro gruppo. I fedelissimi di Marcheggiani dunque non ci stanno e la maggioranza non riesce ad arrivare compatta alle elezioni. I candidati che correranno per la poltrona di sindaco a Vibonati saranno dunque tre il già citato Borrelli, Franco Brusco e Anna Ferraiolo si scaldano i motori anche a Policastro Bussentino in vista della presentazione delle liste già noti i candidati a consigliere che correranno a sostegno di Giovanni Fortunato sono Francesco De Biase, Demetrio Lione Virgilio Giudice, Luca Scarpitta Luciana La Terza, Carla Battista Antonio Giudice, Annalisa Croccia Italia Pecorelli, Giuseppe Cavaliere Girolamo De Curtis e Daniele De Franco la lista di Caterina Giudice con i vari candidati a consigliere verrà invece ufficializzata sabato 7 maggio nel corso di un incontro aperto a tutti che avrà luogo a partire dalle 18 presso il ristorante da Peppino. Nel Vallo di Diano l'unica novità arriva invece da Montesano sulla Marcellana, dove da tempo si attende che il centro-sinistra renda noto il proprio candidato da contrapporre all'attuale vice sindaco Giuseppe Rinaldi che correrà al posto di Donato Fiore Volentini come espressione dell'attuale maggioranza. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il nome che circola con insistenza in queste ore pare essere quello dell'avvocato Renivaldo Lagreca.